Gentili telespettatori in visione all'ascolto, buonasera. Milano finalmente porge agli 80.000 di San Siro un derby dal profumo di scudetto. Dopo le vicissitudini di una e dell'altra squadra delle stagioni passate, Inter e Milan si presentano a questa stracittadina, la numero 194, con 8 punti in classifica, ma con ambizioni di disputare un grande campionato. Il Milan disputa questa partita, fra virgolette, in casa, per cui alla società rossonera, tra abbonati e paganti, che sono 50.000, vanno circa 1 miliardo e 300 milioni. È record d'incasso di questo campionato. Primo piano, prima per Giuliano Terraneo, poi per Karl Heinz Rummenig. L'Inter gioca questo primo tempo alla sinistra dei vostri teleschermi. Diamo subito le formazioni delle due squadre. Il Milan schiera Terraneo, Baresi e Galli, Battistini, Di Bartolomei e Tassotti, Verza, Wilkins, Hatley, Evani e Virdis, che vedete inquadrati. L'Inter risponde con Zenga, Bergomi e Baresi, Mandorlini, Collovati e Bini, mentre il signor Bergamo da ora il fischio d'inizio dell'incontro. Causio, Sabato, Altobelli, Bredi e Rummenig. Dopo 9 secondi c'è il primo fallo commesso da Beppe Baresi su Vinicio Verza. Un Milan che si presenta a questo incontro dopo aver affrontato grandi squadre, mentre osserviamo questo tiro di Virdis e la parata di Zenga, un tiro abbastanza pericoloso che il portierone nerazzurro ha bloccato a terra. Dicevamo, il Milan che arriva a questo confronto dopo aver affrontato in precedenza compagini come Juventus, ricordate fu pareggio, come Fiorentina, pareggio anche al Comunale Toscano e poi vittoria sulla Roma. I nerazzurri arrivano da un mercoledì di Coppa esaltante, un 3-0 contro i Rangers che ha dato ampie possibilità per superare i sedicesimi della Coppa UEFA. Attacco intanto dei nerazzurri con Mandorlini per Altobelli. Arriva Sabato, prova il destro d'esterno. Il pallone va a finire molto alto. Il Milan gioca praticamente in casa. 29.000 sono gli abbonati, altri 25.000 sono i rappresentanti dei club che sono giunti allo stadio Meazza da ogni parte d'Italia. Il pubblico rossonero che non abbandona mai la sua squadra e mai, come in questa occasione, è vicino ai propri colori. Ovviamente anche folta la rappresentanza nerazzurra, che però, disputando questo incontro in trasferta, ha avuto a disposizione un numero limitato di tagliandi d'ingresso. Vediamo intanto la disposizione delle due squadre. Milan che gioca ovviamente a zona, la zona totale. Castagnier che siede sulla panchina dell'Inter dopo due stagioni passate alla guida della formazione rossonera, ha ovviamente optato per le marcature scontate sulle due punte che sono Hatley e Verdi, scollovati su centravanti inglese e Bergomi su Virdis, mentre Bini è libero. Assistiamo ora intanto a questo calcio di punizione che sta per essere battuto da Agostino Di Bartolomei. Parte la rincorsa e Zenga deve buttare in calcio d'angolo il destro di Di Bartolomei, partenza a razzo delle due squadre. Il primo calcio d'angolo è a favore del Milan, lo va a battere Evani. Tassotti viene affrontato da Bredi. Poi c'è Causio che tocca con il braccio Bergamo e lì a due passi e comanda un calcio di punizione. Lo batte Evani, parte il cross, deve uscire Zenga e blocca in presa. Ecco il rinvio dell'estremo difensore nero-azzurro che finisce nella zona presidiata da Tassotti, indietro a Baresi, quindi a Ray Colin Wilkins. Di Bartolomei, d'esterno destro a servire Virdis, ancora Wilkins,
Franco Baresi è il capitano, dall'altra parte c'è il fratello Beppe. Ecco l'aggancio di Virdi su cui gioca momentaneamente Collovati. Ancora Wilkins, il lancio in profondità verso Verza, lo ferma Baresi, poi Sabato perfeziona, Bredi, ancora Baresi e quindi Altobelli. Palla sempre in possesso del centroavanti nerazzurro che tenta lo scatto, alle sue spalle rinviene Di Bartolomei che lo mette a terra. Calcio di punizione a favore dell'Inter. Bredi per Rumenig, cerca lo spazio, servito Mandorlini, ancora Rumenig, limite dell'area, prova il tiro, Baresi rimpallato in fallo laterale. Rimessa in gioco di Bergomi, 4 minuti e mezzo del primo tempo, sempre 0-0, Mandorlini prova lo scatto sulla destra, poi Evani in tackle scivolato, manda la palla in fallo laterale. Causio, il cross, il colpo di testa di Baresi. Bredi, Sabato, ancora per Liam Bredi, sulla sinistra si fa vivo Altobelli, molto temuto dai rossoneri. Colpo di tacco in direzione di Beppe Baresi, prova il cross, colpisce di testa Galli, ancora Verza, l'Inter è sotto la porta di Terraneo, cross di Bredi lungo verso Altobelli che è terminato in posizione di fuorigioco. A questo proposito, in settimana allenamento intenso dei rossoneri proprio su questa tattica che ha dato i buoni frutti a Napoli e che il barone alias Lidlm intende perfezionare in vista del prosieguo del torneo. Ancora Tassotti, lo ferma Causio, recupero di Di Bartolomei, Battistini sulla fascia opposta, lo ferma Beppe Baresi. Altobelli, scatta Rumenig che poi si ferma, teme di andare in fuorigioco e infatti vi termina. Poi Altobelli scatta in avanti, si rende conto però che Bergamo ha fischiato e quindi c'è un calcio di punizione a favore del Milan. Sono stati disputati 193 derby, supremazia del Milan 74 a 69 sulle vittorie, in campionato invece l'Inter che conserva il primato, 46 successi contro 38. Battistini, rilancio verso Wilkins, la palla è però lunga per l'inglese e termina in fallo laterale. Inquadratura per Zenga che indossa un vistoso cappellino nero, deve agire in questo primo tempo contro sole. Vedete stadio di San Siro gremitissimo in ogni ordine di posti, addirittura sono stati trovati la domenica mattina migliaia di tifosi che hanno dormito all'interno dello stadio. Rumenig prova lo scatto, Altobelli, Sabato, Rumenig entra in area, lo affronta Baresi, poi il suo tocco verso la porta di Terraneo è parato dallo stesso difensore, estremo difensore rossonero, e poi c'è un altro fallo di Beppe Baresi su Verza. Un bel derby iniziato a tutto ritmo. L'arbitro è lo stesso del girone d'andata dello scorso anno, ricorderete l'Inter vinse per 2-0. Un Milan che non vince un derby di campionato dal 1978, 1-0 gol di Maldera, sulla panchina c'era Nils Lidl. La palla in possesso di Di Bartolomei che prova il consueto lancio lungo per la testa di Hateley, gomiti di Collovati sulla sua schiena, gioco che prosegue, Verza, Wilkins, lo ferma Bredi in fallo laterale. La rimessa di Verza che va a servire Virdis, Battistini, Franco Baresi che sale sulla tre quarti di campo avversaria, Evani, cercano il pressing nerazzurri, Tassotti, Wilkins, appoggio laterale ancora per Evani, cerca lo spazio per il cross, lo affronta Altobelli, poi il tocco è errato ma Wilkins rimedia su Causio,
Tassotti, ancora per Wilkins che è un po' l'anima dei rossoneri in questi primi minuti di gioco. Battistini cerca di affondare verso Virdis, il rilancio del compagno su Battistini che trova lo spazio per il cross. Bergomi preoccupato manda in calcio d'angolo ed è il secondo tiro della bandierina a favore del Milan. 8 minuti e 57 secondi di gara, 0-0. Sorvegliato speciale in area Mark Hatley, capocannoniere del campionato assieme a Serena con 4 gol. Parte il cross di Evani a rientrare, colpisce Causio, quindi c'è il recupero di Beppe Baresi. Bredi, Altobelli, rilancio in avanti verso Rummenigge che però non mantiene la sfera in campo, quindi il gioco riprenderà con una rimessa laterale a favore del Milan. Battistini, Di Bartolomei ferma la palla, Mandorlini, Bredi, pescato Rummenigge sulla sinistra, ha di fronte Battistini, prova la velocità, affonda in area, la palla al centro, Altobelli ed è gol! L'Inter va in vantaggio con Altobelli al 10° minuto di gioco, azione in profondità sulla sinistra, Bredi, Rummenigge, saltati tre avversari, pallone perfetto al centro, Altobelli si butta e l'Inter va in vantaggio. Eccola, rivediamo a ripetizione. Vedete lo scatto di Rummenigge, il suo tocco di sinistro perfetto dall'altezza del dischetto del rigore, in tuffo, Altobelli trafigge Terraneo e l'Inter è in vantaggio. Vedete Hatley che guarda sconsolato Virdis. Per il Milan è un derby in salita. Esplode il tifo nerazzurro, certamente poca cosa rispetto alle migliaia di supporter rossoneri. Intanto il Milan va in avanti con Evani ed è Baresi che mette la palla in calcio d'angolo. Dalla bandierina Alberigo Evani, è il terzo corner per i rossoneri. Al centro salta e colpisce Di Bartolomei, poi Baresi e Bergomi perfezionano il rinvio in calcio d'angolo, pericoloso il Milan in questa occasione. Ancora Evani dalla bandierina, parte il cross ma Causio ha disturbato il tiro del numero 10 rossonero e quindi il corner deve essere ripetuto. Ancora primo piano di Evani, parte il pallone, colpisce Collovati di Bartolomei, Battistini in area, entra come un razzo Mandorlini, Rummenigge prova l'affondo, Inter in contropiede, scatto di Bredi, è un bel derby, ancora Rummenigge per Bredi, fermato da Baresi in maniera fallosa. Poi Baresi ovviamente si scusa con l'irlandese, calcio di punizione a favore dei nerazzurri che, ripetiamo, sono in vantaggio dopo 10 minuti grazie al gol segnato da Altobelli. Bredi e Causio sulla sfera. Il cross dell'ex juventino per Altobelli che carambola poi su Galli, spettacolare il volo dei due. Nulla di grave, Altobelli era in fuorigioco. Hatley subisce un fallo da parte di Collovati, ma secondo Bergamo è tutto regolare. Causio lancia in profondità Rummenigge, il pallone però viene recuperato da Terraneo prima che possa uscire dal campo. Verza. Mentre ora vengono intonati canti da parte dei tifosi neroazzurri. Virdis, Verza, sale anche Tassotti, ancora per Verza, Di Bartolomei, Wilkins, la manovra
raggirante dei rossoneri, con il cross di Battistini esce Zenga e si scontra con Collovati che rimane a terra, poi Zenga rinvia la palla, va a soccorrere il suo compagno e vedete richiama con grandi gesti i sanitari nerazzurri, mentre Della Casa è già sul posto, è uscito, avete visto Zenga, arriva anche il dottor Benazzi, è uscito Zenga e con i tacchetti del piede ha colpito ovviamente involontariamente Collovati che è rimasto a terra. Un'uscita abbastanza avventata del portiere interista, eccola, rivediamo. Vedete, con i tacchetti del piede sinistro va proprio a colpire il volto di Collovati. Ovviamente involontario l'impatto e ci mancherebbe altro, sono ovviamente incidenti che possono capitare, mentre ora Collovati viene portato fuori dal campo dal dottor Benazzi e dal massaggiatore Della Casa, mentre intanto vedete Castagnier che richiama Mandorlini a gran voce. L'Inter si trova adesso in inferiorità numerica e Evani con grande fair play restituisce la sfera ai nerazzurri. È ancora a terra Collovati, il gioco riprende con una rimessa da fondo campo a beneficio dell'Inter, il rinvio di Zenga, il controllo di Tassotti. Lo scambio con Virdis al centro per Hatley, tocca Bini, palla ancora in possesso del Milan. Evani sulla sinistra, affrontato da Causio, la rimessa laterale è assegnata ai nerazzurri. Partita bene, ha sfruttato la sua velocità, la velocità dei suoi attaccanti, Rummenig ed Altobelli, grande discesa del tedesco, cross perfetto, centro area e Altobelli ha colpito di testa, è l'ottavo gol di Sandro Altobelli in nella stracittadina, ne ha disputate 14, è quasi in media un gol a partita. Battistini non si intende con Verza ma rimedia Galli che spara in avanti, Hatley controlla verso Wilkins al centro in direzione di Virdis, contatto con Mandorlini, mentre intanto abbiamo visto sullo sfondo che Collovati è pronto a rientrare. L'Inter è sempre in 10 uomini. Bredi scivola al momento di saltare di Bartolomei, poi arriva Tassotti, commette fallo, mentre intanto vediamo che Collovati riprende il suo posto in campo e sono visibili forse sulla sua guancia destra i segni dei tacchetti di Verza, scusate, di Zenga. Battistini, Wilkins, parte il cross diretto ad Hatley che salta più in alto di tutti, scivola Bini, arriva Baresi, entra in area, prova il destro e la palla tocca i legni della porta di Zenga e si dispera a ragion veduta Franco Baresi. Azione del Milan molto pericolosa, è scivolato Bini, Baresi ne ha approfittato, si è incuneato in area di rigore, ha esploso il suo destro. Zenga battuto, la palla ha toccato i legni, vediamo il rallenti, vedete scivola Bini, poi Baresi è più lesto a entrare in area, si trova quasi di fronte il suo fratello Beppe, Zenga è battuto ma la palla incoccia sulla parte esterna del palo alla sinistra dell'estremo difensore interista. Bredi, Causio di prima verso Sabato, ancora al centro verso Altobelli che è finito a terra insieme a Galli, punizione già battuta. Battistini, siamo arrivati al 20° minuto del primo tempo, sempre 1-0 per l'Inter. Verza attaccato da Baresi, sposta il gioco su Di Bartolomei che non aggancia, Causio, Rummenigge,
La manovra dell'Inter cerca la velocità per mettere in difficoltà il centrocampo rossonero, senz'altro più quadrato di quello nero-azzurro. Ancora Causio, farfalleggia e viene fermato. Scatto di Hatley. Ha di fronte Collovati, prova ad aggirarlo sulla sinistra, arriva anche Bini che lo ferma molto bene. Causio ancora in difficoltà su Evani, poi sposta in avanti il gioco. Attacca ora il Milan, ma Mandorlini commette poi fallo sulla ribattuta. Wilkins, troppo lungo il pallone destinato ad Evani e la sfera termina in fallo laterale. Un derby iniziato, dicevamo, sprombattuto, ritmo, gran ritmo da parte delle due squadre. L'Inter che ha trovato dopo 10 minuti il gol con Altobello. Fermato ancora a Causio, Wilkins, Di Bartolomei, lo attacca Sabato, poi Bredi, ha un buon pallone fra le gambe, cerca di lanciare in profondità Altobelli. Il guardialine come un robot alza la bandierina, ma d'altronde, se applicata con scrupolo, la tattica del fuorigioco induce spesso i collaboratori dell'arbitro ad alzare la bandierina. Nel dubbio, si sa, è preferibile dare l'offside. Gioco che prosegue, Bredi, Sabato, scatta Rummenigge, questa volta la posizione è regolare ma è più lesto Galli. Rummenigge poi gli ruba la palla, ancora il tedesco in azione, arriva anche Verza, poi prova il tackle scivolato, Rummenigge, lazzi e fischi da parte ovviamente dei tifosi rossoneri. Riparte il Milan, Franco Baresi, Hatley, Baresi, Verza, il cross di Vinicio lungo verso Hatley, contatto con Collovati, tocca l'inglese e il pallone termina sul fondo. Avete visto come i rossoneri cercano la geometria, il gioco, come invece l'Inter si affida alla rapidità delle due punte che ha davanti. È un po' questo il tema tattico dell'incontro: la rapidità, la velocità dei Altobelli e di Rummenigge, la geometria, l'applicazione delle regole di Lidon da parte dei rossoneri. Rossoneri che però si trovano in svantaggio di una rete, rete segnata da Altobelli al decimo minuto. Wilkins. Partono tutte dall'inglese le azioni d'attacco del Milan. Hatley evita un intervento di Collovati. Battistini nella sua posizione di terzino cursore. Di Bartolomei ancora per Battistini che affonda. Prova il cross e Bergomi in spaccata anticipa Zenga in calcio d'angolo. Il conto del corner favorisce il Milan che ne ha battuti fino a questo momento 5 contro nessuno dell'Inter. E ora si levano i cori dei tifosi rossoneri che fanno sentire la loro voce. Il Milan è sulle piste del pareggio. Evani salta più in alto di Hatley, Collovati, poi Bini anticipa Battistini, vediamo Causio. Rovesciata a liberare la propria tre quarti. Di Bartolomei interviene su Altobelli, alla meglio, Verza, lo affronta Bredi, lo spinge, rimane a terra, Bredi, poi Mandorlini, sposta lateralmente il numero 7, rosso e nero, ed è calcio di punizione a favore del Milan. Mentre si sta predisponendo la barriera nero-azzurra, vediamo Baresi, Bredi, Rummenigge, Mandorlini. Parte Di Bartolomei con l'esterno del piede destro, Zenga, posizionato centralmente, blocca. Fallo di mano di Wilkins sul pallonetto di Rummenigge. Batte Bini verso Rummenigge ancora.
poi una serie di rimpalli. Vedete come si chiudono a riccio i giocatori rossoneri sui neroazzurri, e intanto Bergamo fischia un calcio di punizione a seguito delle proteste di Rummenigge. Wilkins, Battistini, in profondità Virdis. Fino adesso sono stati controllati bene sia Virdis, che è stato fallosamente contratto da Bergomi, sia Hatley da parte di Fulvio Collovati. Punizione a favore del Milan, sulla palla Ray Colin Wilkins. Il suo cross, il colpo di testa di Hatley, è una deviazione, seppur leggera, crea pericoli alla porta difesa da Walter Zenger. Vedete intanto il tabellone luminoso, 24 minuti di gara, 1-0 per l'Inter. Colpisce di testa Sabato in una zona del campo dove non ci sono compagni, quindi il recupero affidato a Battistini. Lavora molto di più la palla il Milan, le immagini lo dimostrano. L'Inter si è un po' chiusa dopo il gol dell'1-0. Virdis, Verza, alle prese con Bredi, il gioco prosegue. Wilkins, Tassotti, Di Bartolomei. Prova il lancio verso lo scatto di Virdis, che travolge nella sua corsa Baresi. La palla termina sul fondo. Ancora una rimessa, le effettua quasi tutte Zenga, molto abile nei rinvii lunghi. Eccolo d'esempio, il colpo di testa di Altobelli verso Rummenigge, che stoppa bene, poi cerca di lanciare in profondità Causio, il quale però rimane sulle sue, fintano un po' tutti e la palla termina in fallo laterale. Da Terraneo a Franco Baresi. Wilkins, Di Bartolomei, come Wilkins, come Hatley, come Virdis, e al suo primo derby milanese. E nel calderone rossonero mettiamo anche Terraneo. Altro rilancio di Zenga. Rummenigge non è felice il suo controllo, ma recupera ancora Mandorlini. Scambia col tedesco. Bergomi, Causio, prova il cross, però è molto bravo Di Bartolomei a servire Baresi. Da questi a Wilkins, Verza, prova la fondo, parte dalla sua tre quarti di campo. Ha di fronte Sabato, viene fermato dallo stesso Sabato, è ancora in possesso di palla Verza, servito Di Bartolomei, finta, richiama poi i compagni vicino a sé, scivola Hatley, a buon gioco Bergomi che si disimpegna lì indietro. Vedete anche questo controllo con il petto da parte di Zenga, giocatore estroso ma portiere molto efficace. Bergomi, Baresi, scatto in avanti di Bergomi, ogni tanto si aprono degli spazi, correzione verso Sabato che si libera di Di Bartolomei, dall'altra parte ecco Causio, Bredi, scatta il fuorigioco, abbastanza dubbiosa la posizione di Sabato, ma avete visto, bandiera alzata e fischio di Bergomi. Wilkins, Di Bartolomei, in profondità verso Hatley, Baresi lo controlla, arriva poi Collovati, ma ancora una serie di rimpalli, scivola Sabato, Hatley ancora, blocca Zenga il sinistro dell'inglese. Stiamo avviandoci alla mezz'ora del primo tempo, sempre 1-0 per l'Inter. Il lungo rinvio di Walter Zenga dalle parti di Rummenigge, colpisce di testa
Galli, poi Bredi, poi Bini che viene attaccato da Virdis, difende poi la sfera Mandorlini. Baresi, salgono i giocatori rossoneri, Altobelli spostato sulla fascia sinistra dove lo segue Battistini. Scatto ancora di Altobelli verso il centro, una finta, possibilità per il cross, un'altra finta, una terza finta in area, prova il tiro ed Evani anticipa Mandorlini, azione pericolosa dei nerazzurri, ha fatto tutto Altobelli. Scontro Causio Baresi, poi finisce a terra Sabato, il gioco prosegue, norma del vantaggio. Bredi cerca di svincolarsi dalla morsa rossonera, stretta di mano abbastanza forzata fra Baresi e Bredi, ma il derby è correttissimo. Adesso è Bredi che con spirito di cavalleria porge nuovamente la mano a Franco Baresi. Punizione per l'Inter, 29 minuti di gara del primo tempo, Inter in vantaggio per una rete a zero. Causio prova a liberarsi, il destro dal limite, c'è Baresi che con il corpo involontariamente mette un fianco, poi Terraneo blocca. Vinicio Verza, Di Bartolomei, Wilkins, Evani, parte ancora l'ennesimo cross per Hatley, si scontra ancora con Colovati, l'inglese è ancora in possesso di palla, poi Colovati è bravo a buttare in avanti, Altobelli verso Rumenig, lo rimonta Battistini, una finta, ancora Rumenig, lascia ad Altobelli, poi arriva Galli. Il tocco del rosso-nero, il fallo laterale per l'Inter. Altobelli lascia a Beppe Baresi. Sabato. In avanti verso Altobelli. Lo ferma però molto bene Galli. Nuovamente il pallone va fuori, la rimessa laterale però questa volta è del Milan. Baresi, Tassotti, ancora verso Franco Baresi, Wilkins, scatto di Battistini sulla destra, Virdis, l'appoggio all'indietro per Di Bartolomei, ancora smarcato e riceve Wilkins, prova il cross di sinistro verso Virdis che tocca di testa nel mucchio, ma il pallone termina in fallo laterale, in fallo di fondo, scusate. Mentre ora c'è una sostituzione, vediamo, non ancora inquadrato Icardi che sta per prendere il posto di Battistini che ovviamente si è infortunato. Ecco con il numero 14 Andrea Icardi, mentre sta per uscire Sergio Battistini dal campo, applausi per lui, ci sembra visibilmente affaticato e sofferente. Entra quindi Icardi, gioco intanto è proseguito, Altobelli tocca di testa, Baresi, Evani, Di Bartolomei, Bredi interrompe l'azione di Verza, quindi Mandorlini, il rilancio sulla destra dove è posizionato Causio, prova il rilancio lungo, Baresi ferma con il solito cipiglio e classe, Wilkins, Tassotti si è spostato sulla destra dopo l'arrivo di Icardi, in profondità il lancio in direzione di Hatley, il quale allarga, arriva Wilkins, propone il cross al centro, Virdis, Di Bartolomei ed è pareggio! Pareggio di Di Bartolomei al 33° minuto, azione da manuale da parte del Milan, ma
gravi errori tecnici davanti a Zenga, osservate, Wilkins e Bergomi si trova da solo contro tre avversari, Di Bartolomei, freddo, esegue in maniera perfetta, Zenga è battuto, il Milan pareggia e osiamo dire in maniera meritata. Applausi per Agostino Di Bartolomei, decisivo contro la Roma, ha fatto sentire anche il peso della sua presenza contro l'Inter. Quindi il Milan pareggia, il gol di Altobelli siglato al decimo con questa azione conclusa da Di Bartolomei in gol. Avete sentito come esplosa la folla milanista, intanto attacca Baresi, palla al centro, Evani di testa, Wilkins perfeziona su Verzi e adesso il Milan si scatena in avanti. Ancora Verza. Virdis arriva prima di Beppe Baresi, serve Icardi. Di Bartolomei, l'autore del gol. Il Milan ha continuato a pressare, non si è forse reso eccessivamente pericoloso, ma questo gioco ossessivo ma preciso col passare dei minuti ha dato i suoi frutti. Attacca l'Inter con Sabato, fermato da Tassotti in fallo laterale. Baresi recupera Evani, mentre sentirete in sottofondo i cori dei supporters milanisti. Evani si libera bene al centro, questa palla Bergomi viene spostato lateralmente da Virdis, c'è il calcio di punizione a favore del Milan. Ecco intanto il tabellone luminoso di Bartolomei, Altobelli sono i due attuali marcatori della partita. Altobelli ha siglato un bel gol al decimo minuto, la risposta di Di Bartolomei al 33esimo. Icardi, Wilkins, Di Bartolomei, Baresi, Evani, ancora Verza, Di Bartolomei, Evani, tutto di prima, l'azione rossonera, Evani al cross, lo effettua, preciso, al centro, nella morsa Icardi, il suo destro incoccia sul corpo di Sabato e scatta l'Inter con Rummenigge, fermato da Tassotti. È il momento rossonero, ma Bini interviene ancora sul giocatore rossonero, parte in attacco l'Inter con Altobelli, prova a farsi largo sulla sinistra, c'è un intervento scorretto di Filippo Gallo e quindi il calcio di punizione assegnato ai neroazzurri. Va a battere Causio. Pronto il cross, parte al centro, salta Altobelli, colpisce, ma il pallone stava finendo fuori, Terrani ha voluto ugualmente abbrancarlo, riparte Verzi, Wilkins, è partito dal suo piede il cross, corretto poi al centro e messo in rete da Di Bartolomei, insistono i rossoneri con Hateley in appoggio verso il compagno Wilkins, Verza che svaria da un settore all'altro del campo, tunnel intelligente ai danni di Beppe Baresi, messo a terra e quindi punizione per il Milan. Partita molto corretta, un applauso ai 22 in campo che stanno disputando un'eccellente gara dal punto di vista tecnico-tattico, molto corretta, finta intanto di Virdis ma non raccoglie Verza, Mandorlini, Rummenigge, Causio, deve toccare indietro verso Bergomi, quindi c'è una finta su Hateley che salta vuoto. Bredi, 38 minuti di gara, 1-1 fra Milan e Inter in questo 194esimo derby della Madonnina. Sabato, Bredi,
verso Sabato, Rummenigge, il destro e Terraneo risponde. Avete visto con quale rapidità Rummenigge abbia esploso il suo destro, eccolo, rivediamo, vedete, colpisce Tassotti, Rummenigge al volo, il pallone è molto forte, Terraneo però è ben piazzato e respinge, poi l'azione si è conclusa in calcio d'angolo, è il primo tiro dalla bandierina per l'Inter. Baresi, Causio ancora al centro, Terraneo ha una incertezza, poi recupera e rinvia con il destro. Dall'altra parte risponde Collovati. Bredi sulle ali del pericolo corso, l'Inter, corso della Milan ovviamente, l'Inter si ripropone in attacco ancora con un cross di Causio. Rummenigge, il colpo di testa, ma c'era una posizione irregolare del tedesco, pregevole però il suo tuffo. Posizione irregolare per Rummenigge, si prosegue, Evani. Verza, lo segue ora Mandorlini, prova a convergere, prova anche il destro ma il suo tiro termina abbondantemente alto. Siamo arrivati al 40esimo, sta quindi per terminare il primo tempo. Il Milan ci è sembrato più squadra, meglio disposta sul campo, l'Inter giostra sui guizzi dei due attaccanti che rispondono al nome di Altobelli e Rummenigge, dietro ha bloccato molto bene fino al momento del gol sia Virdis sia Hatley, ma avete visto come sull'azione della rete del pareggio il solo Beppe Bergomi si sia trovato nella sua area di rigore alle prese con tre avversari. Tassotti, c'è un fallo da parte di Antonio Sabato e quindi la punizione che è stata assegnata dal signor Bergamo e che viene battuta dallo stesso Tassotti. Wilkins, tocco l'indietro di Virdis su Icardi che ha sostituito al 32esimo Battistini, scatto di Icardi, finta di Wilkins su Di Bartolomei. Poi Sabato interrompe l'azione dell'inglese, ci pare Sabato uno tra i migliori fra i nerazzurri, mentre il Milan sta giocando su ottimi livelli. Primo piano per Andrea Mandorlini che guadagna qualche metro in più, poi rimette in avanti verso Rummenigge, alle prese con Baresi che lo ferma e si becca i meritati applausi di rito. Ancora Wilkins, Icardi, Di Bartolomei, ancora per Wilkins, prova il cross su Hatley che salta appoggiandosi, però vedete che mima anche lo stesso Bergamo appoggiandosi su Collovati. Calcio di punizione a favore dei neroazzurri. Primo piano per Zenga, il quale si trova un po' in difficoltà nel battere il suo rinvio. Bergamo però fa ripetere, poiché Virdis disturbava a suo avviso la prosecuzione del gioco. Allora Zenga si rivolge ad altri, ma anche questa volta il rinvio deve essere ripetuto e Bergamo fa arretrare di qualche metro la posizione della palla. Pronto alla battuta, sempre Zenga. Il pallone finisce direttamente in fallo laterale, la rimessa di Evani verso Baresi. Di Bartolomei. Tassotti, ferma Sabato, Di Bartolomei, Virdis, ancora Di Bartolomei, in avanti Hatley, ferma Collovati, Hatley sostiene con un braccio, il gioco non si ferma, scatto in avanti di Bergomi, Causio appoggia
a Rummenig. Brady, Altobelli, Bergomi, arretrare verso Collovati, il colpo di testa di Bartolomei che serve ancora a Brady, buono il suo controllo, cerca lo spazio per il cross, lo effettua, ma vedete Altobelli è in netta posizione di offside. Siamo all'ultimo minuto del primo tempo, il risultato è stato fissato da due gol, uno per parte, al decimo Altobelli, al 33esimo Di Bartolomei ha pareggiato per il Milan. Il lancio di Wilkins verso Hatley, Verza che cerca l'azione arrembante verso Virdis in area che però manca, l'aggancio poi viene contrastato da Sabato, si morde la lingua Virdis. Era stato un bel pallone quello offertogli da Verza. ...30 secondi al termine di questi primi 45 minuti di gara. Il rinvio ancora di Zenga. Salta e colpisce Rummenigge verso Causio. Ancora verso Rummenigge. Poi rinvia prepotentemente Baresi, colpisce Bergomi, ancora Brady e in questo momento Bergamo indica gli spogliatoi, è finito il primo tempo, Milan e Inter vanno a riposo sull'1-1. Riprendiamo a parlarvi del derby, queste immagini si riferiscono a qualche istante prima dell'inizio della ripresa, vedete Zenga dolorante ad un orecchio, intanto vediamo Pasinato con il 14 che è entrato al posto di Causio e Zenga se la prende con qualche signore non troppo gentile che gli ha fatto esplodere a non più di 30 centimetri un petardo. Vediamo che il portiere dell'Inter si affida alle cure del massaggiatore della casa, è rimasto ovviamente intottito, nulla di grave, Walter non ha fatto alcuna scena, intanto vediamo che l'arbitro Bergamo invita alcuni agenti di PS in servizio allo stadio di andare un po' a rendersi conto di che cosa sta al limite succedendo dietro alle spalle del portiere dell'Inter. Infatti vediamo che c'è questo conciliabolo fra Bergamo e gli agenti di polizia. Dicevamo, mentre vediamo inquadrato Zenga sullo sfondo, che è scoppiato un petardo davanti alla portiere dell'Inter, gioco che ritarda di qualche istante, Bergamo ovviamente, ecco infatti vedete che c'è Benazzi che dice che tutto è a posto e Zenga riprende fra gli applausi, stavolta applausi per la sua correttezza perché magari qualcun altro al posto suo avrebbe fatto chissà quali scene. E adesso finalmente parliamo di calcio, Milan e Inter, questa ripresa, il Milan gioca alla sinistra dei vostri teleschermi, il risultato è di 1-1 fissato momentaneamente dai gol di Altobelli al decimo e di Bartolomei al 33esimo. Dicevamo delle sostituzioni Icardi che vedete con il numero 14 ha rilevato Battistini acciaccato un minuto prima del gol di Bartolomei, mentre Castagnier sulla sponda opposta ha sostituito Causio con Pasinato. Un primo tempo che l'Inter e il Milan hanno giocato veramente molto bene, gli azzurri sono passati per primi in vantaggio, poi il Milan ha incominciato a macinare la sua consueta mole di gioco e meritatamente, dobbiamo dirlo, è pervenuto al pareggio. C'è un attacco di Virdis, si scontra con Beppe Baresi, poi arriva Icardi, poi Brady, viene secondo Bergamo messo a terra fallosamente da Virdis e c'è un calcio di punizione a favore dell'Inter. Ricordiamo che domenica prossima ci sarà la pausa per consentire alla nazionale di giocare in amichevole sabato contro la Svizzera, il torneo riprenderà l'11 novembre. Il Milan giocherà a Torino contro il Granata, mentre a San Siro, altro scontro d'altro livello, tra Inter e Juventus. Pasinato gioca sulle sue lunghe leve,
sulla fascia destra, propone intanto questo cross per Altobelli che cerca di smarcare Rummenigge in area, si volta il tedesco ma su di lui scatta la tenaglia Baresi Tassotti, nulla di fatto. Di Bartolomei l'autore del gol rossonero, Evani, Verza, lo affronta Mandorlini, caricato alle spalle, prosegue Verza, cerca di superare sullo scatto Colovati, vi riesce, poi effettua questo cross che si perde a fondo campo, applausi per Verza, mentre c'è questa inquadratura di Colovati, rimasto vittima di un infortunio singolare, in un'uscita Zenga ha toccato ovviamente involontariamente con i tacchetti la faccia di Colovati che è rimasto per 2 minuti ai bordi del terreno. Intanto il signor Bergamo che ha diretto bene sino a questo momento, ma ha diretto soprattutto un derby correttissimo sia sugli spalti che in campo, e questo fa onore alla magnifica cornice di folla di questa partita e soprattutto ai giocatori impegnati in campo. Tassotti intanto ferma un passaggio di Rummenigge, parte il lancio di Wilkins per Hatley sulla sinistra, sentite il boato che accompagna lo scatto dell'inglese il cui tiro in corsa finisce sul fondo. Hatley ha avuto il merito di tenere costantemente impegnata, mentre intanto vediamo che Bergamo fa scattare il cartellino giallo ai danni di Beppe Bergomi, reo di aver protestato per un sospetta posizione di fuorigioco da parte di Hatley. Dicevamo lo stesso Hatley, controllato bene dalla difesa nero-azzurra, da Collovati, ovviamente però un uomo di peso, un uomo che si fa sempre sentire nelle aree avversarie. Anche dall'altra parte Rummenigge, autore di un paio di spunti, è stato ben tenuto dai difensori rossoneri. Inquadratura per Zenga che rinvia come al solito lungo la ribattuta, quindi Rummenigge, Beppe Baresi, Sabato, Rummenigge. Finalmente anche l'Inter gioca un po' di prima, ecco Bredi che lancia sulla destra Pasinato, buono il suo controllo, di fronte Evani, due ex compagni di club, entra in area Pasinato, poi sbaglia nettamente i tempi del cross e Terraneo a buon gioco. Wilkins, scatta Verza, lo ferma Bredi in fallo laterale. Ci sono in campo ben 4 ex giocatori della Juventus, almeno lo erano fino ai primi 45 minuti di gioco, da una parte Causio e Bredi, dall'altra Virdis e Verza. Intanto Bergamo assegna un calcio di punizione a favore dei neroazzurri, Beppe Baresi, Sabato, Rummenigge. Bredi rilancia ancora sulla destra per Pasinato, il suo tiro è un rasoterra che si perde sui piedi di Franco Baresi, e rilancio è ancora per Verza, scatto di Evani sulla sinistra, Verza prosegue nella sua corsa, Dirdis lo attacca, Bergomi mantiene il possesso della palla, il giocatore del Milan poi scatta il contropiede dell'Inter con Altobelli, lo affianca Pasinato, converge al centro Altobelli, prova ancora a cercarsi lo spazio, poi rimpalla Tassotti, Bredi cerca di far filtrare questo pallone verso Rummenigge, ma sono ancora bravi i difensori rossoneri a chiudere la morsa, mentre anche Rummenigge era terminato in posizione di fuorigioco. 5 minuti della ripresa, 1-1 nel 194esimo derby milanese. Verza, Di Bartolomei, il lungo rilancio dell'ex giallorosso verso Virdis, quindi Bergomi, Baresi, Bredi. Saltano tutti in avanti
i difensori del Milan, chiusa la manovra interista, riparte Wilkins. Vedete, dice ai suoi compagni di avanzare, risponde dall'altra parte Verza, fermato da Pasinato che poi scivola e recupera nuovamente Verza. Ha iniziato bene Vinicio questo secondo tempo. Wilkins, Bergomi ancora d'anticipo su Virdis, questa volta è il giocatore rossonero a commettere fallo e c'è il calcio di punizione a beneficio dell'Inter. Da Mandorlini a Bredi, fischio ovviamente di disapprovazione dal pubblico rossonero. Rumenig, il rilancio verso Altobelli, solo fra quattro avversari, e poi Baresi perfeziona il disimpegno verso Terraneo. Icardi, Tassotti, Wilkins, Di Bartolomei e Vani. Nonostante l'acqua che è scesa abbondantemente su Milano in questi giorni, il terreno ci pare in buono stato. Verza, il lungo cross per la testa di Hateley, anticipato da Collovati in calcio d'angolo. Ecco inquadrato Wilkins, uno tra i migliori del Milan nei primi 45 minuti di gioco. E parte proprio dall'inglese il calcio d'angolo, una parabola molto lunga, salta vuoto Bini, poi respinge Bergomi il colpo di testa di Hateley, ancora Ivani, buono il suo palleggio, lo insegue sempre Bini che poi lo anticipa e parte Rumenig. L'Inter cerca di sfruttare la velocità del tedesco e di Altobelli, ma i due ci sembrano molto isolati davanti. Ora va ad Armanforte anche Mandorlini, poi Rumenig confeziona questo passaggio per Beppe Baresi al centro, Galli a buon gioco, poi c'è Altobelli che si fa pericoloso vicino a Terraneo, il quale blocca. Icardi, Wilkins, questi è Tassotti, ancora Icardi, avanza Franco Baresi, Evani, scatto di Cardi, ha di fronte il gigante Bini, parte il cross di Evani, di Cardi scusate, Bergamo respinge, Evani conquista la palla, tre quarti di campo nero azzurro, il Milan insiste, Wilkins, Virdis sbaglia l'appoggio, poi Cardi rovina su Sabato. Il calcio di punizione è affidato ai neroazzurri. Preziosismo stilistico dell'arbitro Bergamo, ottimo il suo stop. Bredi, sbagliato il passaggio, Di Bartolomei, Virdis, va a vuoto anche questo pallone lanciato nuovamente da Virdis e l'Inter si ripropone in avanti. Beppe Baresi, fino adesso non si è mai scontrato direttamente con il fratello. Tassotti alla meglio su Sabato che commette fallo, poi in tackle il scivolato, devia la palla, recuperata però da Baresi. Evani, Di Bartolomeo, Hateley, Wilkins, Icardi, vedete come i rossoneri smarchino sempre un uomo, sanno sempre cosa fare perché c'è sempre un uomo che si smarca. Tassotti, Bergomi anticipa Virdis, poi riconquista la palla Icardi, ancora Wilkins, parte il suo cross, esce Zenga sulla testa di Hateley e poi Collovati manda direttamente in fallo laterale l'uscita di Zenga quasi a valanga sull'inglese. Icardi, Wilkins, tenta il press in Baresi, poi Wilkins dà sulla sinistra ed Evani. Milan gioca molto bene questa prima parte della ripresa. Di Bartolomei prova il passaggio, quindi Bini perfeziona ma sui piedi di Franco Baresi. L'Inter è tutta nella propria metà campo. Di Bartolomei in avanti, ancora una volta Bergomi d'anticipo su Virdis,
e finalmente trova spazi anche Rumenig. Altobelli prova il lancio in avanti Spillo, ma poi Tassotti dà all'indietro verso Terrano. Stiamo toccando il 12° minuto del secondo tempo, sempre parità 1-1 fra Milan e Inter in questo 194° derby. Tassotti, Baresi riceve Verza sulla sinistra, prova il suo consueto affondo, spiazza Beppe Baresi, evita un intervento di Altobelli. Wilkins ancora per Verza, poi Pasinato è in anticipo sul rossonero, colpo di tacco molto pericoloso, quindi Sabato manda in avanti verso Altobelli che viene poi fermato da Icardi. Primo piano per Alessandro Altobelli, gol ad Ornero Azzurro nei derby, ha già messo nel suo carnet in otto stagioni qualcosa come 8 gol. Bergomi all'indietro verso Zeng, il rinvio dell'estremo difensore nero-azzurro verso Rumenig, colpisce di testa Tassotti, poi c'è uno scontro Galli-Baresi, alla meglio Galli, fortunatamente il passaggio è destinato di Cardi da questi a De Vaglio. È sempre ossessionante la manovra rossonera. Wilkins, vedete come si trovino spesso e volentieri giocatori allenati da Lidl. Tassotti, ancora Wilkins, Tassotti, il suo cross per Hatley, rimbalza la palla fra lui e Collovati, la raggiunge lo stopper nero-azzurro, poi tocca Verza e la rimessa è a favore dell'Inter. Inquadrato Pasinato. Il quale non sa che pesci pigliare, rinvia e va a servire Beppe Baresi. Rumenig al volo verso Sabato, ancora per Rumenig, finisce a terra dopo un ostruzionismo di Tassotti, punizione già battuta. Brady, Mandorlini, salgono, vedete, tutti avanti i giocatori del Milan, e in fuorigioco ci vanno Altobelli e Pasinato. Fino adesso ha funzionato totalmente la tattica dell'offside attuata dal Milan. Evani sprinta sulla sinistra, lo insegue l'altro lungagnone Pasinato, al centro Baresi su Virdis, un po' beccato l'ex giocatore dell'Udinese. Brady, Rumenig, il tedesco cerca di velocizzare la manovra dell'Inter ma non sempre vi riesce. Altobelli, Beppe Baresi in posizione centrale, Altobelli ancora, avvicina a sé Pasinato, preferisce incunearsi da solo e naturalmente sbaglia. Riparte il Milan, Verza supera Beppe Baresi, altra finta su Brady, arriva Di Bartolomei. Wilkins prova il cross per Hatley e c'è Collovati che lo anticipa in calcio d'angolo. Fino adesso Collovati si è imposto sul giocatore inglese, continuamente ricercato dai compagni con palloni alti. Mentre vediamo chi va a battere il calcio d'angolo, è il solito Chicco Evani. Ancora Verza, limite dell'area, fermata la manovra da Mandorlini. Altobelli, ancora Icardi in scivolata su Altobelli, calcio di punizione a favore dell'Inter. 16 minuti di gara della ripresa, 1-1 fra Milan ed Inter.
Vedete che Bergamo pretende le scuse di Icardi ad Altobelli. Brady, Sabato, ancora Brady, Mandorlini, Altobelli, Pasinato, parte il suo cross lungo per tutti, anche per Altobelli che era l'unico nerazzurro davanti alla porta di Terraneo. Wilkins, Tassotti sull'out in direzione di Icardi. Hanno sbagliato però raramente i giocatori rossoneri e gli appoggi. Sabato, Baresi, ancora Sabato, ancora Baresi, Brady, Altobelli cerca di andare in avanti, Tassotti secondo Bergamo lo ha fermato in maniera irregolare. Punizione per l'Inter. Brady verso Mandorlini, Rummenig, non passa Evani e Baresi, riporta in avanti Milan Verza, Wilkins, Verza, Di Bartolomei, Icardi, Franco Baresi, parte il cross per Hateli, colpo di testa e grande parata di Zenga. Hateli di testa, Zenga impensierito, intanto riparte Altobelli, fermato Virdis, pronto al cross, parte il cross al centro, Hateli e grande gol. E questa volta l'inglese non ha perdonato. Azione maiuscola da parte del Milan. Già prima Hateli aveva impensierito Zenga. Intanto rivediamo. Lungo lancio di Baresi, stacco di Hateli, risposta superba di Zenga. Poi la palla che in mano ai nerazzurri finisce ad Altobelli. Tanto qui il rallenti è stato spezzato. Altobelli ha perso palla su Baresi. Rapido, eccolo il cross di Virdis, guardate il salto di Hateli, due piani sopra Collovati, gol imparabile, Milan in vantaggio 2-1 per i rossoneri, mentre vedete la faccia molto preoccupata di Ilario Castagnere. Ed ecco questo primo piano di Attila Hateli. Mark Hateli, quinto gol in questo campionato, 2-1 per il Milan. Alla rimessa va Di Bartolomei. Ecco il rilancio dell'ex giallorosso. Hateli di testa, Bini, palla che carambola in area e poi però c'è un altro fischio di Bergamo. Posizione irregolare di Virdis. Baresi. Servito Bini, il quale rilancia lungo verso Brady, colpita di testa la palla, ancora verso Beppe Baresi. Brady, lo ferma Icardi, poi Tassotti perfeziona, in avanti ancora per Virdis, il rilancio destinato ad Hateli, Collovati sbuccia in acrobazia la palla, fischi sull'ex rossonero, fischi abbondanti, calcio d'angolo per il Milan. Milan che in effetti ha dominato questo derby dal punto di vista del gioco, credendo nei propri mezzi anche quando si è trovata in svantaggio. Se un appunto bisogna fare all'Inter, secondo il nostro giudizio, è quello di non avere tentato di affondare dopo l'1-0, mentre intanto esce Zenga e blocca. L'1-0 che aveva un po' stordito i rossoneri, l'Inter ha preferito chiudersi e il Milan è uscito dal suo guscio piano piano, ma felicemente. Evani, imperversano ancora i diavoli con le maglie rossonere in questa ultima parte di ripresa. Brady, Pasinato,
alle prese con Verza, prova a saltarlo in velocità, poi Verza è bravo in tackle a mettergli la palla in fallo laterale. Ovviamente non riceve collaborazione dai raccattapalle rossoneri. Pasinato deve andare a recuperare egli stesso il pallone. Brady, Di Bartolomei ferma in qualche modo Rummenigge. Calcio di punizione a favore dell'Inter, 43 e 15 secondi in questo istante al nostro cronometro. Punizione affidata a Brady. Parte il cross, esce Terraneo e blocca. Intanto Bergomi lo disturba e Bergamo assegna un calcio di punizione a favore del Milan. Ecco il tabellone luminoso, 2-1 per il Milan a un minuto esatto dal termine della partita. I rossoneri pregustano dopo sei lunghi anni la vittoria nel derby. Allora sedeva sulla panca rossonera Lidl, vinse il Milan 1-0, il derby della famosa stella. È ritornato Lidl sulla panca e il Milan sta conducendo per 2-1. Intanto osserviamo questa azione nero-azzurra, colpo di testa di Sabato, Baresi, Mandorlini in area, Altobelli scatta sul filo del fuorigioco, quindi Terraneo si getta, rischia anche un colpo da parte di Altobelli, che ovviamente si era buttato alla ricerca del pallone. Ultimissima emozione proprio al 44esimo di gioco. Altobelli ha avuto forse un attimo di esitazione pensando di essere in fuorigioco, poi è scattato in avanti, mentre vediamo ancora Rummenigge in area di rigore rossonera che cerca spazio, prova il cross, Bini salta di testa, ma è il piccolo Icardi che ha buttato in calcio d'angolo. Il tempo è scaduto, si giocano i secondi di recupero, il pubblico comincia ad alzarsi, batte Pasinato, parte il cross, respinta di Baresi, ancora Pasinato, ultimissima azione, ancora Baresi, ferma, rinvia Icardi, Brady su di lui, arriva Virdis, calcio di punizione per l'Inter. Un minuto di recupero da parte di Bergamo. L'Inter addirittura ha sfiorato il pareggio proprio al 44esimo con Altobelli. Un derby quindi che fino alla fine riserva emozioni. Lungo fondo di Brady, ma Terraneo blocca impresa e la partita finisce. Milan in trionfo i propri tifosi, in trionfo Lidl. Milan batte Inter 2-1 dopo 6 anni. I rossoneri ritornano alla vittoria in un derby. E con queste immagini, con un Castagnier molto preoccupato, meglio forse deluso, Marco Civoli vi ringrazia. Vedete intanto Lidl, Serafico abbandona il campo e saluta. I tifosi ringraziano il barone. Milan batte Inter 2-1. A voi tutti la più cordiale buonanotte.